Giacomo Berlato molto pimpante alle Magdalene, brillantissimo anche nella seconda tappa del Giro della Val d'Aosta, complimenti. Sì, ieri ho trovato una bella fuga e sono riuscito a scollinare davanti su San Pantaleon. Poi sull'ultima salita ho provato a tenere duro, ma gli ultimi 3 chilometri mi sono mancate le gambe. Oggi ci ho riprovato, ma è andata male. Adesso sono le prossime tappe e speriamo in bene. Anche una vittoria di squadra ci va molto bene. Speriamo che il nostro Pierpaolo Penasa riesca a fare una buona classifica e buon giro a tutti.